Thank you. L'anima del poeta. L'anima del poeta è l'imperfetto della ragione. Una incoscienza copre le sue fughe. In quel disporsi limiti aforistici, sta l'ubriaca che incespica nei suoi effetti collaterali. Ma si conforma a quel navigare tra argini di chiacchiere mentali. Lei, aggrappata alla cingia dell'esistenza con la sola parola, lei che appassisce. Come petalo sciolto, pur di non dar peso alle aperture taroccate, a quei vischiosi appoggi che danno consulenze gratuite ai mendicanti d'amore. Lei che si posa curiosa in chi l'ascolta, lei così sola, cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Spero come sempre di trovarvi in ottima salute. Sempre però interessati al dialetto alto-gardesano, ma anche al dialetto in generale. Avete visto che oggi sono partito con delle immagini curiose, particolari: avete visto un bel dipinto, avete sentito dei versi recitati, versi in italiano. Quindi voi incomincerete a dire: ma che c'entrano i versi in italiano, abituati di solito ai versi dialettali? Sì, perché devo dire che oggi ho un personaggio, quindi, che è un'ottima pittrice, apprezzata pittrice, un'ottima verseggiatrice, anche se in italiano, con la quale però vi dico subito parlerò, e anche lei, parlerò in dialetto, quindi parleremo assieme in dialetto, perché chiaramente è un personaggio qua del, del posto, è cresciuta col dialetto e sono sicuro che saprà parlare il dialetto e quindi la lezione sul dialetto sarà sempre garantita. Chi è questo personaggio? Ve lo presento subito, è Luigina Lorenzi. Luigina, buongiorno, Ciao. grazie per aver accettato il mio invito. Ti ecco, mi premeva appunto oggi, continuiamo a parlare in italiano, poi quando ci sblocchiamo parleremo in dialetto, ma mi serviva proprio questo incontro per conoscere appunto una persona che con l'arte sa giocare tutti i giorni. E naturalmente, eh, grazie alla tua arte, cercheremo di approfondire questo mondo che spesso è sconosciuto ai più. E poi, come avete sentito, eh, lei anche scrive degli ottimi versi, ha pubblicato dei libri che sono stati presentati pubblicamente. E quindi, Luigina, adesso vuoi sapere, adesso parliamo proprio in dialetto scettico: Dimentant ecco, <ride> Dime Dando dan che te veni. Allora, mi vengo da Riva. Ecco, Rivana, quindi importantissimo <ride> perché così abbiamo il confronto fra il dialetto arco e quel deriva. Sì, anche se abito 35 anni a Torbole. Ecco, è Torbolana, ah. quindi la sente il vende Torbole dopo quel deriva. Nata sul lago da, da sempre perché mio papà era un pescaur. Un allevator de trote, ma lei era un pescaur. Ho capito, oh, e la leveva eh. le trote. Sapeva quelle nell'acqua. Manca ah no, quel... no la l'Arcleaveva nella Piscicoltura, quindi il galea sì, delle aveva delle L'aveva nella Piscicoltura e la mattina, se, cioè la sera se ne va a mettere e la mattina se le tirava su. E chi è che giameva? La Nina, che sarebbe... Che sarebbe. Quanti allora. anni che avevi allora? 11 anni. Quindi proprio nell'età in ancora tutte le opere si cominciavano, ti eri invece lì a tirare su le re. Sì, ma era bellissimo. Oh, quindi te le hai dei ricordi molto belli. Belli, belli, belli belli, belli proprio. Peccato allora, che papà non le più. Eh vabbè, ma questa è un po' la storia di tutti. Allora, te sei quindi Rivana, sì. Torbolana de Adozion, Natività col PES, col LAC, con le attività del LAC, sì, ecco. sì, sì, però sì. mi interessa arrivare adesso a, 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 a questo fatto, cioè che ti, ah. a un certo punto, devi cominciare a dipingere. Ecco, com'è nata sta, sta passione? Oh, allora, eh, prima di tutto è una cosa, cioè è una cosa che, che ti mette dentro il papà e la mamma, ho capito. perché mia ha tre anni, mia mamma non la feva altro che regalarmi eh, matite, Blog dei disegni, che allora non è che era tanti soldi per comprare i blog. Sì, però non è sufficiente avere questo <ride> no, materiale, bisogna no. che sia qualcosa. A, a tre anni fevo già le case normali, ho i capito. fiori dell'orte e via dicendo. Quando a otto anni ho fatto il primo ritratto di mia mamma. Ho capito. A, a otto anni, quindi il ritratto detto mamma. Sì. Fevo e, il ritratto il Galancur, della mamma. E eh, Gellancur Curco il ritratto lì no. Purtroppo. No. Ho capito. No. Allora, l'era solo matita, disegnavo tantissimo, finché eh, Dante da Sarti, non so se voi lo conoscete, ma penso che è una figura grandissima del basso, basso sarca, amico del papà e via dicendo, lei, diceva, eh, le basta, disegnare sempre in bianco e nero, non ti fa altro che far Gutuso. Ho capito. Chi è il gottuso? E, e non sapevo neanche cosa era il gottuso. avevo 19 anni, però il Guttuso non sapeva. E mi ha dato questa scatoletta di colori in cavalletta da, da campagna, proprio quattro pennelli. E mi ha detto: Colorisci, come colorisci? Meno gambegno. Ho fatto il 69-70 con eh, scatole e colori, bianco e nero, tutti pro e i colori, non lo sapevo. Nel 71 Dante da d'Assatig aveva una galleria città di riva a riva, ho fatto la prima mostra a spatola, tirato, con un pittore famoso che sinceramente adesso non ricordo il nome. Erano 35 dipinti e a quei tempi ne ho venduti 32. <ride> quindi era in bianco e nero e anche i no, eh, colori, colori. colori spazi. Ma non era bianco e nero, solo, solo colori, colori. spazi. Quindi già, giovanissima, quindi te hai fatto la tua prima sì. mostra. A spatola arriva. Sì. Dopo eh, mi sono fermata perché ero rimasta incinta della mia terza fiola vi dicendo. Alatta e via dicendo, sono stata ferma due anni. Poi dopo due anni ho detto adesso ricomincio perché usando petrolio diluenti così no, no, non era il caso di, con una bambina che ha Tutto in un colpo parto, vado davanti alla tela e comincio a fare nudo. Beh, eh, eh, e dico così perché tanti amici lo sanno. Non sapevo, non sapevo fare niente di nudo, non sapevo fare neanche, andè, neanche una mamma, mi sono partita in un quarto e ho fatto. Mi sono spaventata perché dire, che è qualcun altro che pittura dentro di de me, perché non è possibile riuscire a fare una cosa simile. E poi neanche sei mesi dopo comincio a fare i storte, così. L'anno dopo che è, una, che è da fare alla Rocca. Una collettiva di pignatari, Paluselli, Alberti, tutti i grandi di una volta, Pissini. E mi porto due quadri radici. Li espongo e vedo che gli ha fatti. Ti e mi fa il Pignatari, Pissini, il me E fa: bom, Vado via. Il giorno dopo incontro il, 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 il pittore Alberti e mi fa, sai che hai smontato il tuo quadro? Chi godi? Pignatari, Pissini e Paluselli ha smontato il quadro, li attira fuori perché era il vetro, per vedere come te fate in due anni a cambiare dalla spatola alla Beh. trasparenza delle radici. Quindi hai cambiato la tecnica, te ho, ricambiato cambiato tutto, proprio de, ho cambiato il modo di cambiato tutto de e, e quindi e la tua personalità era in via proprio, personalità artistica, era in via di evoluzione, sì, anche sì, combattuta sì. Ho sentito, da Marte. E Dopo una settimana vengo fuori dalla Rocca, trovo Pizzini, sai che l'abiteva nella torre della de, de de Rocca, no? con la sua giacchettina del pigiama, mi ricordo sempre, sulla banchetta davanti ai taxi e il Medis. Vedi, qua a Poppa. Che che è? Eh, Professore, perché non sta a far nudi, fa quelle raiz, fa quelle raiz che nessuno l'ha ha fatto. così bene? Sì. <ride> Giuro, el ma, ma dato una spinta a andare avanti. Mattia, segui consiglio, nel senso oh, il consiglio? No, ho fatto le radici, no, perché mi vivevo di pittura, dovevo far Appunto. nudi. E nudo se vendeva le radici no. Ecco, A proposito dei nudi, chi se può vedere, Drio qualcosa, no? Sì, ecco, parlami adesso un po', e spiegami come nasce un quadro. Ecco, fra i quadri che te ne hai portati oggi, dime che abbia una storia Drio, allora. tutti hanno una storia, ma una molto particolare che vale la pena raccontare ai nostri amici. Qua allora, e te le guarda, eh, lei è una cosa. Il modo di dipingere che go, lei è una cosa strana perché eh, mi vago nel mio studio senza pensieri senza idee perché se ti ti un'idea prima ma anche senza appuntamento non è che ti no, dici no, no, mi dovrò no, mattina dire no. se vago lo te lo il in questo momento no, dici, sì, sì, mi cioè vado a è... andare nel studio vago lo dentro voglia. parto ecco. parto allora ciapo la tela che metto i cogniti bato bato senza pensieri la metto lì butto fuori i miei colori perché lavoro sempre con cinque colori un blu di prussia terra di scena naturale terra di scena bruciata e un bruno bruciato ecco senti un po com è, com è, eh, come 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 Uso come come né oli. Uso il petrolio. E chi è che mi ha dato Scusa, il, il come sì, sì, il petrolio come Che come 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 lampade. come 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 sì, come 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 le domani, fino, fino a qualche anno fa... Non si petrolio tutto il giorno. <ride> sì, te dovevi fare... E, e, e dopo mi cominciavo a, a, a bagnare di petrolio, un po' il colore, pennelli larghi, butto su... E te scomento... sulla tela, niente disegni. E dite vai avanti finché te finisci o... Allora, succede? un momento, dopo che ho messo il colore così a mace, vedo un particolare, non so cosa. Allora... Questo qua, ecco, non so se riusciamo se a mostrare. Qui c'è una radice, che è una radice qua. Ah, che è sempre le rais. Eh, Anche nei qua. nudi. Eh. No, un momento. Questo qua sono partita con un albero. Mi ho messo il colore, la radice su questo tronco così. Quando sono arrivata a un punto, ho detto: no, questo non è il tronco. Ho visto che dal tronco che partiva veniva fuori un ginocchio. Con quel ginocchio qua, Pensa che. è partito tutto il resto, perché gara una raíz qua, sì, eh, Come potrei dire, qua, che bella qua. fantasia, ti si partì da una raíz. dopo ti si nali su un qualcosa allora, che era, ti hai visto in ginocchio, e guarda che forma sì. che è venuto fuori. Mi succede eh, che quei particolari che vengono fuori dopo, è un vedere e non vedere. Cioè, vedo dei particolari e continuo lei Un disegno perché l'ultima non è. Io non dipingo, ma meno di ho tanto. Tiro via il colore. Allora mi metto il colore, qua non c'è colore e arrivo alla tela. Il bianco è, è il, tela. Il, il, il chiaro. Allora, tirando via il colore, con le pezze si sfuma ah, il è colore è se nel sì. senso che è la tecnica solo tua, molto solo, mia. solo mia. Quando eh, tre anni fa ho fatto l'arte la la, in fiera a Reggio Emilia. Gara tutte le scuole, gara anche la, la, la scuola uh, di Milano, quella di, di Padova, l'Accademia e roba del genere, no? E, e, e mi ha domandato, il regno di Putè, mi ha domandato, ma, domanda, ma eh, signora fa, chi gli ha insegnato questo modo? Perché noi, noi siamo una scuola, eh? E non l'abbiamo mai vista. No, è una tecnica tutta mia. <ride> non lo so. Ecco, mi scuso con i telespettatori Scusa. perché noi ne siamo messi a chacerà così che se ne, ne, ne smette Gai, che è quelli che ne vanno. No, no, ma se non che il bel... No, no, ma, ma che bel che... No, ma veramente a sentire sentir un artista che ne, che ne racconta come nasce la sua ispirazione, sì, è una sì, roba sì. che mi non avevo mai sentito. Sì. No, eh, ma tanti, tanti. Ecco, eh, però volevo <ride> Luigina, eh, prima le parche, te mi dicevi qualcosa prima della trasmissione riguardo a la grafica. A, questa, a questo prodotto tuo, come com è il NAT? te mai raccontato un aneddoto molto curioso di questa roba qua? Allora bisognerebbe passare alla pittura che pittura adesso. Allora... Eh... Un anno e mezzo fa, un anno e un anno mezzo, mezzo fa. fa, ho fatto la monada. Posso dirlo? Ho ecco, eh, perché... visto la monada, ecco Ecco, proprio di andare a portare l'immondizia in discesa. Perché abito solo le usate, dunque, che è una discesa. Nel dove hai i cassonetti, con l'ombrellina, pioveva, con l'ombrellina, e il sacchetti, e le ciabatine svise di plastica. Che slinsega? Mamma mia! Beh, prima di arrivare a un metro dai cassonetti, metto il piede proprio sulla striscia bianca. Oh, si vuole quindi... Parte la gamba, la va di qua, il ginocchio va di là, si piega tutto. Giama dei corsi mi ha portato al pronto soccorso di Roveredo. Il classico slinsego, Torsione di tutti i legamenti. Oh, bloccata per tre mesi. E in quei tre mesi... Che a far de Ma se cambia il mondo, È <ride> cambia il mondo. Non riuscivo, più, non riuscivo più a vedere il quadro come l'ho sempre fatto. Ho cominciato con il nero a disegnarvi di sopra. Ho fatto delle cose. A tutto il nero, nero, Quindi nero. Proprio... grafica, disegni e eh questi beh, non c'era ti aveva, aveva segnato avanti. Mm. però non pensavo che ne cambiesse così tanto. Tutti i quadri, quando nevo su in studio a guardarli, ho detto che manca qualcosa. E ho cominciato, e, e partì una righetta, e partì un'altra righetta, un righetta, e partì un'altra righetta, e un'altra e è venuto fuori. Che dopo, del vedem. dopo il vedemmo. Dopo il vedemmo. È più fuoco quella roba? Sì. Lì. E, e la grafica. Sempre la grafica tu... che normalmente mi fevo a China, fevo i paesaggi, fevo Nago, torbole, riva e così via, adesso è tutta un'altra cosa. Ecco, si può neanche togliere fuori. Ecco, questi ti hai prodotti in, in questo tempo de... male questo proprio nel mese nel 2014 quando mi sono fatta male. E, una cosa e questi eh, ti spaventura. hai prodotti tutti in quel periodo? Tutti, lì. ma che ne ho altre due schede. Quindi te ti eri eh. lì eh, sempre che te. te Ferma. Guarda, questo qui, anche ero, su, ero anche abbastanza eh, sul comico perché <ride> questo qua, lei, va, cervello dito, qua che tutti gli ossetti delle mamme, 3 4 5 tutte le, le ossetti. però non vuol sentire quello che il cervello è il non vuol sentire quel che il cervello gli dice. Ho capito. Lei è, è Il sangue che vei fuori cose spaventose. Ma questa, ti pensa questa. un po' cosa te, maurevi, intanto che te eri lì. Sì, un po' massa, bloccata. Un po' massa, un po' massa. Le, le sta delle cose e, 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 e chissà perché il dolore l'era osseo. E siccome il dolore l'era osseo, mi non feo altro che ossi. Come qua, la spina dorsale, una gamba. Martinson? È in brazzo, col cervello, il cervellotto in mano. Però dove è il cervello è tu vuoto, però su in cima, qua, che è su no, no, no Michele è la prima volta sinceramente che sento un artista che conta per filo e per segno come nasce eh, sì, delle sì. opere. De... Però De... nonostante tutto vedo la bella cera dopo che sei uscita <ride> da questo periodo nero, chiamiamolo così, allora, certamente così. Ecco, mi passeva il periodo nero e fevo i quadri normali con le figure come queste qua e così mm. via. Par tre alberi. Elettre alberi, però questo, se ti va bene, è il maschio che il ha insieme col fil de fer, sì. la femminota. Ho capito. Vedi? lì proprio sotto il suo braccio. Ma da lontano è il maschio, un altro, ah. e col suo fil de fer vuole portargli via la femmina. Ma penso che storia, col fil de fer. <ride> Davvero, quando l'ho fatto, pensare. E che già gli amanti. <ride> Le, non, non so, poi la tecnica le, le, le è sempre quella. Però, se ti te guardi, anche qua te fai sempre con le masse, col colore te tiri via, te, te muci, te tiri, ecco. te, te vede, metti. Guarda, le goccioline, vedi quelle goccioline sì, sì, di questa. acqua. Mm. eccole eh, quelle lì non è facile farle, ah. ma io ho una tecnica un po'. Lei è una tecnica mia, ma posso dirlo, sinchi quattro in quattro. Eh, <ride> allora, col pennello bagnato di petrolio. Di petrolio, immaginevo, che per virte quel petrolio lì... Se fa un tempo di asciugatura del colore, che è importante, perché non deve essere troppo poco né troppo tempo... Anite eh. tocchi col petrolio? No, no. ma si lo faccio così, che va sulle gocce, mi non vedo dove ah, le va. Te, te fai con un pennello morbidissimo ma asciutto... E che tecnica. Tiro via quel che non vedo. Il petrolio ha mangiato. E resta, mangiato, e resta i puntini. Che indica le gocce. Le gocce. Perché le gocce. È le gocce. Tirando un zoo, le gocce lega l'ombra. Ho capito. queste qua, le radici, le radici quelle che va dentro un a me, quelle bianche, lei, il pennellino è infilzato dentro nel petrolio tirato. Ho capito. Pennello Ma ti via. pensa con quel petrolio lì? Ma allora, il petrolio è un'invenzione tua o la tua? Uh, adesso che so, allora il vitone, ho conosciuto anche questo, sono in eh! sono in 70, <ride> yeah, sono in il Madì proprio, ti ricordo prima lo disse, fa: non sta a usare l'acqua rasa, non sta a usare, usa il petrolio. Ah, le stanno conoscendo vitone. Bitone è Dominicus, è il Madì quello. L'amico suo, Dante da Sati, amici, mi ha dato i colori, dunque ho merito del Dante da Sati, il vistone, tutti quanti che mi ha detto usa il petrolio. Perché? Perché il petrolio il gà, è un po' di grasso e non gà, lo smagramento dell'acquaragia, che rovina. Che, che è, rovina la magna. è rovina tutto, che anche la magna. il naso. No, no, l'acquaragia buttava via nei i penei col petrolio. Ma questo sistema non era eh, che mi ha segnalato, no, no, questo qui l è, l è venuto pian piano. Ho capito. Sì, sì, sì. Bene, ma eh, Luigina, ti dico veramente, è la prima volta che mi ho avuto la possibilità di sentire un artista che spiega, col, così come te ha spiegati come nasce un'opera eh, artistica, insomma. Eh, no. E quindi penso ah, che No, tanti... ma quando mi domanda che, che, che spiego… Sì, sì, ma le deve... vero. No, perché ho visto che in ogni opera tua che hai dentro hai una vibrazione intima che non è sì, da poco, insomma. No, okay. Bisogna, allora, prima no, non lo dite. Allora, eh, quando te vai nel studio, te hai una carica emotiva, o che te sei e stanco, depresso, ti deve avere uno stimolo. Non... Se ti sei, con, se sei contenta e felice, non te, vai, te non te v'è. Non te a pitturare. Anche per scaricare, non so, qualcosa che ti hai dentro? Sì, la rabbia. Esatto. Te la sei rabbia, un... la depressione. La depressione è tre, tremenda. Mi l'ho passata anni fa, però eh, resta quel velo. Quel velo resta e sempre. E quando te senti che la riva, tracchete. Ah. Tra il tuo studio e lì ti allora, isoli. Adesso eh, eh, ne conto una. ne conto una. Allora, mi è eh, stato un anno che avevo una periatrite, ma una roba che proprio era lì, il braccio non convenivo neanche a alzarlo. E il dottore il Madì fa fare ginnastica sul muro, e questo lo sanno tutti, perché <ride> bisogna andare su e su, su e, e mi dice che avevo un dolore da matti e voglia di pitturare. Parti verso va studio. Comincio a buttare fuori il colore con la manota, proprio non convenivo di alzarlo e sta tela bianca, butto su col pennello avanti. Mi ho fatto eh, normalmente per finire un quadro otto ore. Ah! Perché il colore deve essere lavorato sul fresco, così ti può tirare le ah, quindi quando te parti con un te lo finisce? Eh, sì, otto, nove ore al massimo, ah, anche le tre di notte. No, no. Ah, no, quindi no, ti no. te parti e te finisce? Sì. Ah! Sì, perché quindi, se suga il colore non ti puoi più andare. Ma te chiudi dentro il tuo studio per otto ore e nessuno ti deve rompere le scarpe. No, eh! No. <ride> ho, capito. ho capito, però ti torni fuori fiorita sì. allora, quando te vedi eh? tutta questa adesso ti spiego la roba... periatrite. Eh? 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 sono lì che pitturò tranquilla. dirmi che ti è passata la periatrite. Un momento, sono partita in quarta, ho fatto otto ore di pitturare senza sentire neanche un pochino di male, niente, perché, dopo ti spiego, e mi continuavo a lavorare, che bello, sto ben sono guaria, vago lì, pulisco tutto, netto i pennelli, così... Eh, vado il quadro tutte tutto ne collo come pom, una volta, ancora male. Okay. Allora, ho telefonato a un mio amico, che è solo di Piacenza, che è pittore, ma è eh, psicoterapeuta e via dicendo. Sì, tutte quelle robe Tutte robe strane, brutte insomma. che... Quindi ti ascolti e mi dici, ma mi me succede così e così. Se metto gli occhiali, non vengono a scrivere. Ah. Se metto i guanti, non riesco a pitturare, non riesco, proprio no, non mi passa niente. E, e, e io dite, che avevo la periartrite E tanto che stavo bene, Allora mi ha spiegato che il nostro cervello, perché bisogna che parli in dialetto, il nostro è cervello, il GA, una parte che se è concentrata su, su una cosa, che è più importante del dolore il fa, dolore sparisce e fa desmentegare tutte le altre sì. eroghe ho sì. capito sentite mette i guanti e fa il fluido che parte dal cervello e sente che non è qualcosa su tante volte manca il contatto mi lavoro con le mani, certo lavoro con le mani proprio con le mamme in pasta penei da qua che ne ho no, 4 5 e dopo le mamme pezzi con le mamme tutte e, e fa e, io c'hai e fa, io c'hai, lei è una barriera per quel che ti sente e ti vede. E io dico, ma guarda che tu ti scrivi con io c'hai. Sì, ma ti come scrive? Con io c'hai, in mezzo sul naso, che guarda fuori allora, che no <ride> e tutta che non... E tu ti E scrivo fuori. No, guarda, lei le, le è una storia, nel modo di pitturare proprio, lei è una storia. Allora, avete sentito, <ride> con questa... Questo, il mio modo di pitturare è una storia e sì. deve essere così perché Andrea è un artista che è, è sempre la storia. storia mi sono accorto che se, avevo ormai passato <ride> un bel po' di minuti e allora adesso vado a dire qualcosa di dialettale per rientrare un po' nel canovaccio solito che seguo in questa trasmissione e vi dico un po' dei vocaboli, sapete che vocaboli vi dico ancora? I nomi dei mesi in dialetto allora, Gener, mi raccomando, l'accento, senti, Gener, accento fonico aperto, accento tonico sulla seconda E, o Genar è gennaio, febbra o febbra è febbraio, Marz, beh, marzo marzo, aprile aprile. Maggio, mi raccomando, con G soltanto maggio, giugno giugno, lui o luglio del luglio. Agosto bella o chiusa è agosto, settembre settembre, sempre settembre con a T, mi raccomando, ottobre sempre con A T ottobre, November, novembre, novembre, dicembre o dicembre è dicembre. Bene, qui ci sarebbe, vi dico subito, adesso torno a parlare italiano, ci sarebbe da fare non una ma altre puntate con la Luigi, perché ci ha aperto un mondo. Una parte del suo mondo, che è poi il mondo dell'artista in genere. Il vero artista ha questi, queste personalità così combattute al proprio interno, no? che lo è portano vero. poi a estraniarsi, a chiudersi nello no, studio vero, e a vero. produrre. Naturalmente, voi vedrete che durante la puntata avrete modo di eh, osservare alcune opere di, eh, della nostra Luigina Lorenzi, avete già sentito. Uno spicchio della sua produzione letteraria, anche questa molto interessante, anche questa molto dibattuta intimamente. Naturalmente la ringrazio, grazie Luigina no, per grazie essere stata voi. con noi. Abbiamo parlato dialetto, quindi non siamo usciti dalla puntata dialettale. Grazie Luigina, avrò grazie modo di sen sentirti ancora perché magari organizzerà qualche mostra particolare e magari avremo occasione di parlarne. Quindi. Grazie a voi che ci avete seguito, spero che intanto sono sicuro che avrete imparato una cura medica, avete sentito per eh, ovviare a certi problemi non fisici, ecco, <ride> bisogna sentire i consigli della Luigina, che ringrazio di nuovo e naturalmente grazie a voi, grazie a voi per l'attenzione e vi aspetto alla prossima puntata ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.